Esatto. Tiziana, perché il punto è che il governo però è europeista, percorrerà la strada transizione ecologica, riforma gli ammortizzatori sociali, spende, non taglia come il governo Monti, spende 209 miliardi, perché votare no come sinistra italiana, il segretario del partito sinistra italiana? Non tutti voterete no, ma insomma, lei perché vota no? Io voto no perché penso che questo governo sia un pasticcio. Ascoltare il dibattito di queste ore lo conferma. Mi paiono tutti contenti. Ognuno dice che questo programma è il suo, quasi. E io credo che questo sia il segnale di un problema. Vedi, quando qualcuno dice che bisogna fare la transizione ecologica, dunque avere a cuore il pianeta, farlo però, diciamo, non rinunciando al progresso, dice una cosa validissima. Peccato che la Lega, Giorgetti, ricordo, è ministro dello sviluppo economico, ha presentato un emendamento al milleproroghe per chiedere di sbloccare le trivellazioni di petrolio in questo paese, in mare e in terra. Che si fa su questo? Perché le due cose non vanno insieme. Ho sentito Draghi parlare, per esempio, dei migranti, ha detto che i diritti dei rifugiati vanno tutelati, però vorrei dire al Presidente del Consiglio che i diritti dei rifugiati sono tutelati per legge, non è una cosa che si stabilisce in un programma di governo, e io penso che si debba fare di più su questo, tant'è che la Lega dice bene, su questo si vede un cambio di passo. Certo, potrei certo. Continuare, no, naturalmente è chiaro, trovo è chiaro. Che il passaggio sulla scuola, ecco. È chiaro, allora, il ragionamento. Io, tra l'altro, per esempio, conoscendo uno dei temi che le stanno a cuore, e cioè il lavoro, le volevo anche chiedere se le parole sul lavoro l'hanno rassicurata quando il Premier Draghi dice proteggeremo i lavoratori tutti, ma non proteggeremo tutte le aziende. Me lo traduce? Cioè, oggi c'erano quelli di Whirlpool, no, a Roma. Che vuol dire per loro? No, non mi hanno molto rassicurato. Questa vicenda delle aziende da proteggere o meno è una vicenda di cui Draghi ha parlato recentemente nel famoso rapporto del gruppo dei 30 presentato, sì, qualche mese fa, in cui parlava della cosiddetta distruzione creatrice, no? Diceva qui non tutti si salveranno, quindi noi diamo i soldi a chi è sano e si salva, gli altri moriranno, nel frattempo nasceranno nuove imprese sane e lì i lavoratori si ricollocheranno. Ecco, a me pare che in questa ipotesi tra la distruzione e la creazione manchi quello di cui ci sarebbe bisogno, cioè una potente mano pubblica, e anche sulla protezione occorre essere un po' più chiari. Che si fa sul reddito? Io sono per conservarlo e anche estenderlo, perché queste sono questioni che, diciamo, se sono consegnate solo ai titoli rischiano di essere, oltre che vaghe, anche un po' problematiche. Aspetti lo un stesso attimo, vale sulla scuola. Guardi, che forse c'è, bisogna formare gli insegnanti, ma bisogna anche pagarli di più. No, c'è posta, sì, per l'onorevole Frattoianni, perché per una sua collega senatrice, la senatrice De Petris, ha detto più che una spaccatura interna a Liberi Uguali la definirei piuttosto un singolo voto di dissenso. È solo Frattoianni ad avere un'idea diversa e a stare dall'altra parte, nessun altro, né del gruppo di LeU né di Sinistra Italiana. Frattoianni? Devo commentare? Se vuoi. E commento, diciamo, dicendo che, come ho detto in questi giorni, da me non usciranno anatemi né parole di polemica. La sinistra forse è arrivato il momento che impari a non vivere ogni divisione come una rottura definitiva. Io almeno mi impongo di impararlo, ecco, facciamo così. Devo solo osservare, ma questo per la precisione direbbe qualcuno più famoso di me, che non è proprio così. Al Senato due senatrici della componente LeU del Senato, Paola Nugnes e Elena Fattori, hanno votato no a nome di Sinistra Italiana. Credo che lavoreremo insieme anche di qui in avanti, ma non Vabbè, è questione di pallottoliere, che potrei dire. Andati via dal Movimento 5 Stelle, no? Penso che in questo senso. Eh sì, però erano parte del gruppo LeU del Senato, però. Siccome erano nel gruppo LeU del Senato, nella componente LeU, iscritte, se qualcuno dice che nella componente LeU sono l'unico, è un'imprecisione. Ma ripeto, non è questione di pallottoliere, due parlamentari che lasciano, due che arrivano, non la metto su questo terreno. Io penso che la politica, vede, questo è l'altro punto di fondo, ha il dovere della responsabilità. Draghi ha chiamato all'unità come a un dovere. Io penso che la politica abbia anche il dovere di darsi qualche senso del limite ogni tanto, okay, e soprattutto che la politica sia sempre prendere parte, anche nei momenti responsabili. Se la politica smette di prendere parte diventa un'altra cosa e non è quasi mai una buona cosa. Allora, io invito gli altri miei ospiti, se lo ritengono, a fare